Un dente nel piatto di piselli servito alla mensa della scuola media di Vaiano è successo mercoledì scorso. Un'alunna si è accorta della presenza di qualcosa nel suo piatto, un corpo estraneo molto somigliante a un dente, anzi proprio un dente. Immediata la segnalazione e immediato il ritiro di tutte le porzioni di piselli che il personale della mensa aveva appena servito agli studenti. Il contorno è stato sostituito con altre pietanze ancora sigillate. Sì, in un piatto di piselli è stato trovato quello che da un primo esame esterno sembrerebbe un dente infantile, ha confermato il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Bartolini di Vaiano, Alessandra Salvati. Il reperto è stato inviato all'ufficio scuola del comune per le verifiche necessarie a chiarire quanto accaduto. La ditta che ha in appalto il servizio mensa, la Cirfood, è stata informata e ha avviato un'indagine interna per individuare l'origine del problema. Parla di strano episodio il sindaco di Vaiano, Primo Bosi. Abbiamo subito consegnato il reperto a un laboratorio di analisi chiedendo che quanto prima ci faccia sapere se si tratta di un dente e se è possibile datarlo per capire meglio eventualmente la provenienza. I miei uffici hanno parlato con l'azienda che gestisce la mensa e che collabora con noi da tanti anni, la Cirfood. Questo è il primo caso di contaminazione del cibo. La stessa azienda ha confermato che nei suoi 30 anni di attività non si è mai verificato niente di simile e che ha tutto l'interesse a spiegare quanto avvenuto anche in considerazione dei rapporti che la legano a tutte le scuole della Val di Bisenzio. Il servizio mensa alla scuola media funziona due volte a settimana nei giorni di rientro pomeridiano. Per le materne e le elementari la refezione non è invece ancora entrata in funzione. Il servizio non verrà sospeso, ha detto il sindaco. Vogliamo fare chiarezza e capire quel dente da dove arriva, come e quando è finito nel piatto. Mi auguro di avere risposta quanto prima e mi auguro di non dover arrivare al punto di attivare un'indagine interna. Parole chiare che lasciano trasparire tutta l'incertezza su un episodio che Bosi ha più volte definito strano e insolito.